Falò in piazza Cavour ha dovuto cedere il posto al fuoco più accolto del camino. L'emergenza sanitaria e le disposizioni per evitare assembramenti hanno reso impossibile svolgere nel consueto modo il rito dell'accensione du fuoco a Santa Lucia. Una tradizione caduta nell'oblio e relegata a festa di quartiere che l'associazione Folk Emigra ha recuperato qualche anno fa. Guidata dal demologo ed etnomusicologo Francesco Minuti, l'associazione però non ha voluto rinunciare completamente alla manifestazione e in collaborazione con Radio Doppio Zero ha deciso di celebrare la Santa Protettrice degli Occhi con un'edizione speciale online. Domenica, sulle pagine Facebook degli organizzatori, è stata infatti trasmessa una diretta streaming dalla sede dell'Associazione di Promozione Sociale. Davanti al fuoco del camino, i Folk Emigra hanno riproposto alcuni dei brani popolari legati proprio alla figura della Santa. Oltre alla musica, la trasmissione ha proposto un mix di fede, folklore, storia e tradizione. Le esibizioni del gruppo si sono infatti alternate ad altri contributi. Don Ciccio Acquafredda, parroco della cattedrale, ha raccontato la vita di Santa Lucia e la devozione dei bitontini. Il professor Giuseppe Moretti ha recitato le poesie di sua figlia Anna. Le massaie e il proprietario di uno storico forno cittadino hanno infine offerto una panoramica sui dolci tipici della tradizione culinaria bitontina. L'augurio espresso a fine trasmissione da Francesco Minuti è che la prossima edizione si possa svolgere in piazza. Ci auguriamo di poterci rivedere al più presto, quanto prima, perché abbiamo bisogno delle piazze, abbiamo bisogno di divertirci in piazza, abbiamo bisogno noi di farvi divertire, quindi di continuare a suonare e a farvi ballare come abbiamo sempre fatto finora, prima insomma di questa brutta storia che appunto rimarrà negli annali. Passerò.